Bentornata con un nuovo video e finalmente oggi sarà un mi preparo con voi, quindi ci trucchiamo insieme. È da tanto che non facevo un mi preparo con voi, infatti ho un po' di cose nuove da farvi vedere e volevo chiacchierare un po'. E intanto ci tengo a ringraziare Giovanna, gli mando un bacio grandissimo perché alcune cose che vedete me le ha inviate lei, che è un piccolo regalo insomma che mi ha voluto fare, e io sono rimasta, inutile dirlo insomma, contentissima. E io inizierei subito perché sennò come al solito dura anni e anni questo video, sperando di non morire di caldo, perché se tengo la finestra aperta ci sono dei rumori assurdi, se accendo il condizionatore che ve lo dico a fare, e quindi starò qui con il mio caldo. Basta non pensarci. Inizio come sempre dagli occhi, quindi io andrei a zoomarmi. Mi scuso se trovate tipo le sopracciglia in condizioni un po' disastrate, ma me le sto aggiustando da sola perché non ho veramente il tempo di andare dall'estilista. È un periodo che non riesco ad organizzarmi veramente con nulla. Allora, inizio applicando come sempre il primer occhi e uso lo Shadow Insurance di Too Faced. Vi ricordo che giù nell'info box trovate la lista di tutti quanti i prodotti utilizzati, così insomma ci metto anche prima a editarlo. Allora, mi truccherò gli occhi con una mini palettina di pupa di una vecchia collezione Viva Carioca. Praticamente sono stata un po' di tempo fa all'outlet di Valmontone, dove hanno aperto pupa e c'erano degli sconti, ragazzi, pazzeschi. E a me sinceramente che sia una vecchia collezione poco me ne importa, e quindi volevo farvela vedere. È questa palettina con questi due colori, questo arancio dorato e questo marrone. Sono dei colori fenomenali, sono super pigmentati, se mi metto a fuoco, e sono super pigmentati, burrosi, veramente stupendi. E vado con un pennello piatto ad applicare su tutta la palpebra mobile questo arancione dorato, un corallo, veramente un colore molto particolare. Ciao, guardatelo. Poi oggi ve lo dico, ho voglia di un trucco un pochino strong. Perché è tanto, cioè mi sto truccando veramente pochissimo in questi giorni, perché poi non sono stata bene, sono stata dei giorni in ospedale, quindi ho proprio voglia di truccarmi in modo figo oggi. Mi concentro soprattutto sulla parte centrale dell'occhio, perché poi nell'angolo interno andrò a mettere un altro ombretto. Ora prendo un pennello piccolino da sfumatura, tipo questo, e vado a prendere il marroncino e inizio a sfumarlo nella parte finale dell'occhio. Ditemi poi nei commenti dove siete stati in vacanza, io sono super curiosa, almeno magari mi consolo con le vostre di vacanze, visto che io ne ho fatte zero, perché non ho avuto ferie e perché insomma mancava anche proprio la materia prima. E quindi siamo andati solo una volta al mare e una volta a Idromania, quindi un po' due giornate così un po' diverse, meglio di nulla. Però non vi nego che andare al mare mi è mancato. Ora prendo un pennello da sfumatura pulito, da sfumatura abbastanza ampio, tipo questo qua. Vado a riprendere quell'arancionino e vado a sfumare bene. In questo modo non ci sono stacchi di colore. Vado a prendere adesso un'altra palettina, che è questa qui della W7, appunto questa qua me l'ha regalata Giovanna, che si chiama In The Mood ed è praticamente il dupe, ma veramente uguale, infatti vorrei farci tipo un video proprio a paragone, della Naked Basics. Devo dire che non è affatto male, oltretutto comunque è un brand molto low cost, quindi in confronto alle Naked Basics e anche a livello di prezzo insomma cambia tanto. Vado a prendere un pennello ampissimo da sfumatura e vado a prendere, ho detto vado a prendere 133 volte, il top, e incomincio a sfumare nella piega dell'occhio, lo uso come colore di transizione. Prendo poi il primo colore, che è quello anche leggermente shimmer, e lo vado a portare sotto l'arcata sopraccigliare.
acquisto che ho fatto all'outlet è questo Pupa Vamp, è un ombretto in crema ed è bellissimo, è questo dorato, veramente bello bello bello, l'ho usato per un trucco da sera mettendo solamente questo e eyeliner nero ed era fighissimo, è la colorazione 001. Lo vado a prendere con un pennello di quelli proprio con la punta minuscola, tipo questo, e lo porto nell'angolo interno dell'occhio, che dà quel tocco veramente di luce che secondo me su questo make-up sta benissimo. Con il pennello ancora sporco del marrone di prima vado a sporcare anche sotto e la rima inferiore. È il momento dell'eyeliner e non mi separo proprio più da questo eyeliner in penna di Essence Waterproof ed è l'eyeliner pen waterproof, proprio si chiama, ed è fantastico, ha questa punta che permette di fare delle linee veramente perfette. Mo' detto così verrà una schifezza. Ecco qua, ogni volta che metto l'eyeliner quando faccio i video sono super super tesa. Perché devo stare attenta alle lane, devo stare attenta a non uscire dall'inquadratura, cioè ve lo giuro è una cosa assurda. Prendo una matita nera e utilizzo questa qui di Bottega Verde, che è la matita occhi intensa, e la colorazione è proprio nera intenso, e la porto qui nell'angolo interno e nella rima interna. Prendo poi il pastello caramello di Neve Cosmetics, che diventa sempre più piccolo, e lo porto sotto la rima inferiore. E con il pennello piccolino lo vado a sfumare. Infine, abbondiamo di mascara e utilizzo il Cile Sensazionale di Maybelline. Ultima cosa, sistemo le sopracciglia e utilizzo questo kit di Essence che è l'Eyebrow Stylist Set, non mi ricordo il nome, che non è davvero male. L'unica cosa che non mi piace è il pennellino che danno in dotazione, non lo so, non mi convince. Quindi prendo un normale pennello mio angolato e vado con il colore più chiaro a riempire. E poi prendo il colore più scuro solo per dare un pochino più di definizione. E questo qui è il risultato finale dell'occhio. Qua con entrambi gli occhi truccati, mi piace tantissimo, poi trovo proprio che con i miei colori, insomma, questi toni caldi mi stiano veramente molto bene rispetto ad altri colori, boh, mi piace un sacco. Passiamo alla base viso e non so per quale motivo voglio azzardare questa cosa, perché fuori fa caldissimo, però l'ho usato in 2 giorni che faceva meno caldo e mi sto trovando bene, insomma, per queste 2 volte che l'ho provato. Sto parlando del Dress Me Perfect. Questo qui è la colorazione 02 beige. Ed è questo fondotinta della Deborah, un fondotinta davvero molto leggero, che però uniforma l'incarnato e fa un bel effetto sul viso, quindi devo dire che non mi dispiace affatto. Poi adesso spero di migliorare un pochino anche la pelle, che in questo periodo è super stressata, e ho comprato delle cose di Dr. Tuffy, per chi insomma segue su Facebook la pagina Vanity Space lo conoscerà bene perché lì ne parlano sempre. E quindi ho comprato delle cose per la skincare e spero insomma migliori un po' tutto. Perché non so se comunque vedete, ho tanti brufolini e cose varie, nonostante stia attenta a usare quasi mai, ecco, questo è un caso raro che mi vedete usare un fondotinta della Deborah, perché quasi sempre sto usando cose EcoBio, quindi Neve Cosmetics. Puro bio è tanto che non la uso perché per quanto mi piace d'estate lo trovo troppo pesante sulla pelle. Però insomma ho quasi del tutto eliminato anche il fondo MAC, quello in polvere che adoravo perché comunque mi sono accorta che mi aveva fatto uscire tanti brufolini. Quindi lo uso solo in occasioni importanti. Ho messo il fondotinta anche sui capelli. Cioè, vedete, è veramente una cosa molto molto naturale questo fondotinta, mi piace tantissimo.
Con il correttore andiamo a correggere prima le occhiaie. Utilizzo il liquid concealer di Wycon, questo è quello più aranciato, e lo metto solo proprio qui all'inizio dell'occhiaia. Vado per prendere il mio amatissimo liquid camouflage di Catrice nella colorazione 010. E invece per i brufoletti vado a prendere il camouflage cream di Catrice nella colorazione 02. Questo qua io ve l'ho detto 133 volte, se non l'avete provato, provatelo per i brufoletti. Se non esistesse lui, io sarei una donna persa. Dopo aver coperto i brufaletti, metto anche un po' di correttore qui sul mento, quello più chiaro. Poi volevo chiedervi, fatemi sapere, l'ho fatto tipo per 2 settimane, poi ho visto che io non sono brava e poi ho notato anche che a voi non è che ve ne fregava più di tanto dei wiki vlog. Quindi insomma fatemi sapere, anzi vi metterò tipo un sondaggio qua, se i wiki vlog effettivamente vi piacciono e vi piacerebbe vederli sul mio canale, oppure la risposta è sti cazzi, non ce ne frega niente di quello che fai tu durante la settimana e avreste anche tutte le ragioni del mondo. Ok, vado a prendere la cipria e prendo la Hollywood di Neve Cosmetics, quindi quella traslucida, e con un super pennellone la vado ad applicare. Sapete che questa per me è la cipria, proprio il top delle ciprie. I capelli fanno quello che gli pare. Al momento del contouring finalmente riesco a farvi vedere all'azione Gotham di Nabla, che la sto usando veramente veramente tantissimo nonostante dalla cialda quasi non si noti. Allora vado a prendere un pennello come questo leggermente appuntito e inizio a fare il contouring. Cioè, vedete che io quando vi faccio vedere lo swatch non si vede, ma effettivamente poi sulla mia pelle si vede come. La vado semplicemente un po' ad applicare così in modo grossolano e poi la sfumo meglio con un altro pennello. Infatti poi prendo un semplice pennello angolato, riprendo un po' di terra e vado a sfumare bene. Sapete che a me non piace il contouring troppo evidente. Come blush vi faccio vedere una new entry della serie, un altro blush. Ed è questo qui sempre di Pupa, che è il Like a Doll Cheeks and Hair, perché è anche quello con cui potete colorare i capelli. Non l'ho ancora provato e non so se mai lo proverò. E questo qui è un bellissimo color pesca ed è una figata pazzesca, perché voi fate così, vi sentite un po' Indiana Style. Prendete il pennello e sfumate. E si sfuma che è una meraviglia. Se poi ne volete tipo aggiungere solo un altro poco, fate direttamente così. Infine, illuminante, utilizzo la Perfect Silky di Neve Cosmetics, che in realtà è una cipria, ma è una cipria molto luminosa e quindi io la utilizzo come illuminante. E la vado a prendere con un pennello tipo questo qui. Ne ho presa un po' troppa. La cosa bella è che appunto è nata come cipria e che come vedete si fonde proprio perfettamente con la base, non fa spessore, è veramente molto molto bella e dà questo effetto luminoso discreto, quindi anche da tutti quanti i giorni, cioè anche di giorno, vabbè, ma avete capito. Infine passiamo alle labbra e vado ad usare il matte lipstick di NYX Bloody Mary, che è bellissimo, e lo vado a, diciamo, rendere più definito con la matita di MAC Brick, che la trovo veramente perfetta. Ve lo ripeto per chi si fosse perso qualche mio video, insomma, questi matte lipstick di NYX sono fenomenali. Durano tantissimo, un colore veramente pieno come avete visto alla prima passata, sono veramente ottimi ottimi e vengono all'incirca sui 7 euro se non sbaglio, anche meno dei liquid suede, alla fine io mi ci trovo molto meglio onestamente.
anche perché ora piano piano si opacizza del tutto, è veramente molto molto bello. E con questo look il rosso, questa punta di rosso secondo me sta veramente molto bene. E niente ragazze, fatemi sapere se vi è piaciuto questo look, se insomma vi è stato di compagnia il video. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!